wake up this morning in my wonderful secret garden, feeling the wind, looking to the sun running on my skin, in my mane. Gabriceno, cofondatrice di gruppo airesvem.wordpress.com, gruppo con una sola P, gruppo airesvem. Ma mettono tutti il cappellino? Come? Mettono tutti questo cappellino carino con le stelline. Quasi tutti, sì. Ah, bello. E dico una cosa però, il mio ha 7 stelle e anche la bandiera 7 stelle, la porto al rovescio. E quindi i 5 stelle vi hanno, i 5 stelle vi hanno copiato? Diciamolo. Sì, va bene. Quello che è interessante è questo dei 5 stelle, non credo, diciamo 7 stelle e anche la chiesa di Filadelfia nell'Apocalisse. Noi 7 stelle perché rappresentano le 7 province che dichiararono l'indipendenza del paese dal colonialismo spagnolo, l'inizio di tutta la guerra di indipendenza. E come ben diceva Leonarda, il segretario dell'atta dell'indipendenza è proprio Isnardi, un italiano, quindi siamo affratellati per moltissime ragioni. Ma veramente i colori della nostra bandiera sono giallo, amarillo, azul e rojo. Giallo, blu e rojo, rosso. Allora noi diciamo, quando siamo bambini, giallo come l'oro della Repubblica, blu come il cielo, dove cielo onnipotente mora e ci guarda da lì, e rosso come il sangue dei nostri libertatori, dello pari della patria. Bello, va bene. Questo è. Dunque, dicevamo giustamente che questa migrazione, o questa immigrazione, anche soprattutto quelle europee che sono arrivate, sono state costruttive anche perché la distanza culturale tra noi, comunque ex colonie di un impero ispanico, e anche diciamo il Portogallo ebbe come colonia il Brasile, e noi, ci unisce la cristianità, e questo è un concetto fondamentale. Va bene. Europa che vive in una circostanza di anche le 4 stazioni, momenti di grande povertà, ma di grande sapere, di sopravvivenza, eccetera, si arriva proprio e trova una seconda madre, come diceva la dottoressa Boyd prima, e questo veramente ha fatto sì che oggi, almeno dalle 4 generazioni più importanti da dove si parte italiane, gli anziani, tantissimi, non vogliono più rientrare in Italia, arrivano i nipoti, forse i figli, con delle circostanze molto difficili, legali, ma comunque la dottoressa Boyd è esperta in questo tema. È stata proprio la politica di molti governi, dall'Ottocento, molti governi del Venezuela, a volere. Che siccome il Venezuela era un paese poco abitato e con grande potenzialità, a volere soprattutto gli italiani, in quanto molto vicini culturalmente e anche molto adattabili. Quindi va bene. Il volere politico dei governi venezuelani. Sì. Bene. Sì. Leonardo, prego. Prego. Allora, il rapporto Migrantes del 2008 parla solo delle rimesse degli italiani abruzzesi, che sono una parte. Ecco, no? Questo è molto interessante. Allora, 15 milioni di euro su 289 nazionale, e più l'accreditamento delle pensioni estere in Italia, 4 miliardi annui, poi Made in Italy, 350 milioni. Nel 2011, sempre il rapporto Migrantes, rimesse 478 milioni di euro. Ma se torniamo indietro, nel 1956, sempre a rapporto migrante, 190 milioni di dollari, che allora erano dollari, e nel 66 903,9 milioni sempre di dollari. Quindi, considerato che il Venezuela per emigrazione italiana si trova al 12° posto, le rimesse degli italiani in Venezuela verso l'Italia sono indubbiamente molto alte.
Benissimo, quindi io direi di ripetere tutti gli indirizzi possibili nazionali e internazionali dove vi possono trovare, perché questo ovviamente va su YouTube come giornale. Sì. Il nostro lavoro è molto importante perché sono due associazioni, l'associazione Teatro Regional Centro di Dramaterapia di Torino in collaborazione internazionale con l'Associazione Universitaria Interamericana. Bellissimo, allora ci rivediamo a Torino. Anni. Sì, è molto interessante il nostro lavoro. Noi siamo un'alterità dentro ciò che si può considerare in termini molto generico teatro sociale, perché non è solo che lavoriamo con disabili, donne in difficoltà, gruppi in cui c'è una grande integrazione che confluiscono tutti in un solo spettacolo. Quest'anno abbiamo fatto Con occhi di donne sulla vita di Margaret Mead e sua figlia Mary Catherine Bateson e Gregory Bateson, insomma grandi personalità che hanno influenzato il mondo. E lì ci possono trovare su www.teatroreginald-aui.com. Queste sono possibilità, questa è l'area di lavoro, però oggi capiamo l'importanza della modalità altra di integrazione tra le due sponde dell'Atlantico, volendo dire dove così. Arte e bellezza però fanno parte. Abbiamo sviluppato insieme un metodo che si chiama metodo del teatro del profondo ed in questo momento veramente a dicembre faremo già 21 anni di collaborazione. Bellissimo, bellissimo. La Manos Blanca, persino la Manos Blanca dipendeva da, come si chiama, quel direttore d'orchestra italiano? Abbado? De Claudio Abbado, però questo è tutto comunista. Lo so. Però, bueno, però voglio dire anche Abreu cose, Abado, ok, io non li faccio pubblicità. Non facciamo pubblicità. No, non è quello. Vabbè, Claudio Abado non ha bisogno di pubblicità, no. Se l'è già fatta da solo. Però va bene, forse non la facciamo. Perché c'è un'orchestra giovanili nel Venezuela. Non è il maestro Abreu Buonanima il creatore di questo. Il fondatore di questa idea è il dottor Martinez, nella città di Carora, che ho conosciuto personalmente molto bene e che ha iniziato con l'insegnamento del violino a bambini di 5 anni, in una città musicale come Carora, del maestro Alirio Diaz, che Alessandria conosce molto bene perché il concorso internazionale di chitarra, il maestro Diaz, anche lui insomma si è commiatato, quindi sono cose che conosco molto bene.